Comunque questa finestra più a cavolo di così non la potevi fare. È andata proprio malissimo. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui, mi vedete in questa location. Questa è la stanza appunto di mio fratello. Voi la conoscete appunto come la stanza del Creo un setup da zero. E questa è la continuazione di quella serie. Non la continuo da un bel po' di tempo perché comunque si sono fermati i lavori, perché dovevo vedere un pochettino cosa ne pensasse mio fratello di questa stanza, cosa ne doveva fare e tutto il resto. E adesso che il mio fratellino è qui con me, vedremo un po' cosa fare. Quindi Franci, cosa andremo a fare in questa stanza? Cosa vuoi cambiare in questa stanza? Ah, dobbiamo renderla una stanza per come si deve, no? Ok, devi solamente avere un PC e tutto il resto, oppure devi anche dormirci, eccetera? Dormirci? Perché adesso in questo momento non dorme qua, dorme in un'altra stanza. Questa è la stanza appunto dei giochi, dei sogni, ecco, praticamente. Sopra c'è il simulatore e un altro computer, che è quello anche del simulatore, quindi abbiamo trasformato in un computer, in un secondo computer. Sai una cosa, Franci? Allora, se devo portare il simulatore nel mio studio, non posso utilizzare il PC qua. O serve un altro PC per il simulatore, oppure... niente, verrà smantellata la postazione. No, come facciamo? Anche se oggi mi arriverà un monitor per il simulatore. Quindi spieghiamo questa cosa qua. Oggi mi arriverà il monitor per il simulatore, oggi o comunque prossima settimana. Però il simulatore non lo farò adesso, perché mi servono anche altre cose. Devo modificare la pedaliera, devo modificare questo, devo modificare quello. E devo trovargli appunto il posto per stare il simulatore, perché non ho praticamente più posti per il simulatore. Nel frattempo che faccio tutte queste cose, tu non sarai a Milano. A me non piace la scrivania che c'è sopra, perché è una Linmon bianca normalissima. Questa è una scrivania, diciamo, a mano. È una scrivania scura, quindi non c'entra niente, bianco e nero non c'entra niente. Però proviamo un po'. È un modo per accroccare. Innanzitutto sistemare questo setup. Bene ragazzi, adesso sistemeremo completamente tutto. Partiremo da questa postazione qui. Andremo a sistemarla in modo che sia perfettamente, diciamo, pulita, sistemata e tutto il resto. Anche per quanto riguarda cable management e altro, perché ci sono delle cose che non mi piacciono. E abbiamo cambiato alcune cose. Abbiamo aggiunto un UPS, però l'UPS non sta in questa postazione qui, ma sta sopra. Quindi c'è tutto il cavo che scende, che non possiamo eliminare. Quindi qualcosina la faremo, perché è tutto un po' momentaneo, ecco. Ci saranno delle modifiche in corso. Ok ragazzi, aspettavate tutto questo. Allora, guardate che schifo. Allora, adesso mio fratello andrà a pulire completamente tutto. Sì. Quindi togliamo quelle bottiglie e tutte quelle cose là. Quelle sono zuccheri per le sessioni di gaming. Vai. Non credetemi perché ci sono. E nel frattempo guardate questo qui. Si è staccato completamente, l'ho preso di bassa qualità, però va bene, adesso lo sistemeremo. Adesso prendiamo uno e due, facciamo una piccola spolverizzazione, non so se si dice così. No, assolutamente no. Ma i termini nuovi sono quelli più belli. Ah, e diamo una piccola pulita, perfetto. Allora, e allora rimettiamo il bicchiere. Mettiamo, vabbè, qui ci sono le due maschere, che se le sono fatte con la stampante 3D, e le andiamo a mettere. Fanno un po' di scelta. Adesso lo buttiamo. Certo, prendiamo un sacco della spazzatura. I bicchieri magari no, li lasciamo un attimo qui e poi li posso posarli là. Il biglietto del biscotto della fortuna. Esatto, dove c'è scritto siete tentati in nuove avventure. Nel frattempo io sistemerò qui. Allora, c'è questo che è la cover per il monitor, che dovevo aggiungerlo tempo fa e non l'ho mai fatto. Una mano non ho 10, quindi farò con due. Ok, piccola spolverata qua sopra. Ok, adesso dobbiamo vedere un po' il cable management e per quanto riguarda i LED. Allora, facciamo una cosa, Franci. Togli quello. Ok, qui vediamo un prima. Lampada, eccetera. Qua giù ho sistemato qualcosina, ma ancora c'è un bel po' da sistemare. Ok ragazzi, stiamo sistemando il cable management dei LED. Purtroppo l'adesivo fa schifo e stiamo aggiungendo dell'adesivo molto forte. Questo qui è per metterle nei cavi. Sta venendo qualcosa di spettacolare. Ok amici, come potete vedere i cavi sono spariti, manca solamente quello lì che ora sistema. E questi. E questi qua, sì, esatto. Questi qua dovrei farli passare all'interno, però... perché non l'ho fatto tempo fa? Perché sei stupidino. Già, molto meglio di prima, questo è poco ma sicuro. Ok, adesso puliamo il tappetino che... ragazzi, per pulire il tappetino utilizzo acqua e sapone oppure un panno bagnato. Ma comunque tu avevi fatto anche un video su questo. Sì, esatto. Però tanto per così.
e lo lascio ad asciugare. Stessa cosa quello sotto, che è di tessuto. Non esageriamo con acqua e sapone, comunque con un panno ben pulito. Facciamo così. Fare una coperta. Lasciamo un po' ad asciugare. Ok ragazzi, tutto fatto, guardate che figata lì, vabbè c'è un aggiornamento. Qui un cavo, vabbè, si vedono sti cavi qua, adesso li congiungiamo, non si vedranno più. E basta, qua sotto così. Questo uno è il cavo della lampada, che dovrò sistemare ovviamente. E l'altro è il cavo di alimentazione per tutto. E questo vabbè, è il cavo delle cuffie. Sono questi due cavi qua, però che riusciremo a sistemare presto. Però rispetto a prima comunque, Franci. Adesso ragazzi, io non ve l'ho fatto vedere prima, ma qua su... C'è un casino enorme. Ma guardate quel cable management lì. Non si può vedere. Che l'ha fatto mio fratello. Non l'ho fatto io. Sì. Cioè, in realtà sì, l'ho fatto io, ma era solo per giocare. Quindi l'ho messo tutto a muzzo. Non avevo voglia di farlo. E lì c'è il simulatore che dovremmo togliere. Mm-hmm. E qui c'è una serie. Tutto quello che c'è sopra lo dobbiamo togliere. Togliere tutto. Quindi sopra verrà fatto, diciamo, mettiamo un letto. Lì magari un po' un telo che scende con il Bank XV1, credo che si chiami, che è un proiettore, un piccolo proiettore in cui puoi proiettare un sacco di cose, puoi vedere YouTube, Netflix, eccetera. Dobbiamo scendere tutto, anzi scenderà lui tutto. Allora io dovrei smontare la sedia, perché la sedia praticamente non passa dalla scala, non passa nemmeno da qui, cioè dobbiamo smontare la sedia per toglierla. Occhio qui che c'è la camera. No ragazzi, ok, già abbiamo tolto un bel po' di cose. Ok ragazzi, abbiamo sistemato quasi il tutto, adesso devo finire di smontare la base del simulatore, che probabilmente verrà modificata, perché non mi piace per com'è adesso. E sopra abbiamo finito, basta aggiungere il letto, basta. Ok, adesso dovremmo togliere l'UPS da lassù, quindi questo cavo che c'era dell'UPS che va fino a qua giù, scomparirà totalmente. Sì, il simulatore, eccolo qui. Stiamo rimettendo il tappeto qui. Molta complicazione. Non sventolare troppo. Ok ragazzi, l'obiettivo della giornata non era questo, non era fare il cable management, infatti qui è tutto collegato un po' a casa, era solamente per provare, ma l'UPS funziona, abbiamo tutto lo spazio disponibile, questo è il cavo che vi dicevo della lampada che poi andrà sistemato e questa postazione è quasi terminata. Ok ragazzi, allora qui abbiamo fatto completamente tutto, tappeto rimesso, l'abbiamo solverato tutto il resto. Oh, che caldo. Si muore. Mamma mia. E letto, adesso manca il materasso. E qui c'è un piccolo comodinetto. Ok, adesso dobbiamo fare? Dobbiamo fare la luce. Dobbiamo materasso, un pochettino di luce e siamo ok. Io volevo una bella striscia LED qui. Ok ragazzi, abbiamo trovato il materasso. Copri materasso. Wow, che caldo. Mi sento proprio a Rio de Janeiro. Ok ragazzi, guardate adesso che figata la stanza, ok? Si devono cambiare alcune cose, alcuni colori, alcune cose che non piacciono a mio fratello, per esempio la finestra, non piace a mio fratello assolutamente, ok? Nemmeno a me tantissimo, però avevo questo grigio e piuttosto di farlo arancione, piuttosto di farlo in altri colori, questo è l'unico colore decente. Però ditemi un po' nei commenti di che colore farla. Lì abbiamo messo tutto, il letto e tutto il resto, adesso mio fratello sta andando a prendere il cuscino. Qui abbiamo scaffali per mettere alcune cose. Qui abbiamo il carica arcade che dobbiamo mettere in funzione. Qui abbiamo tutto il PC, tutto ciò che ci serve. Ebbene ragazzi, finalmente abbiamo finito la stanza di mio fratello. Adesso faremo un pochettino un piccolo room tour. Lo facciamo per bene. Però ragazzi, è stato facilissimo, perché comunque la maggior parte delle cose erano già fatte, sì. A parte comunque il letto, che abbiamo dovuto togliere completamente tutto. Non ve l'ho fatto vedere, però per togliere il simulatore era una cosa veramente particolarissima, perché non si smonta il simulatore tutto completamente, quindi c'è stato veramente un bordello. Adesso facciamo vedere sopra, dovremmo mettere un altro monitor, qualcos'altro appunto per vedere Netflix eccetera. Allora alla fine c'è il 144Hz che non si utilizza e si potrebbe utilizzare, vabbè è sprecato, totalmente sprecato, però piuttosto che non utilizzarlo vediamo cosa fare.
perché il 144 Hz era nella postazione sopra. Però sopra, sì. Esatto. Allora, qui abbiamo il computer, bellissimo, tutte le cose, doppio monitor, il computer qua sopra. Cosa monta? Diciamo un po' cosa monta. Allora, monta 5820K, 16 GB di RAM al solito, GeForce RTX 2080. Poi abbiamo, vabbè, SSD e tutto il resto. Poi qui le periferiche invece abbiamo una G-Wolf. Ati. Qui abbiamo l'RK61, qui abbiamo monitor Acer 240 Hz. E Dell. È un Dell da 1440p, però 60 Hz. Delle cuffie della Cooler Master. Poi lì c'è l'UPS, il nostro fantastico UPS, l'abbiamo messo lì e così non c'è quel cavo brutto che c'è. Che cable management, devo dire, l'abbiamo, diciamo, sistemato. A parte quei cavi lì, che lì dobbiamo chiudere la canalina, ok, ma qui non male, stessa cosa qui, dobbiamo sistemarlo ancora, però va bene, ci sta. Poi il poggiapiedi, fantastico poggiapiedi. Una lampada dell'IKEA che ho anch'io a Milano ed è veramente spettacolare. Con una e-light all'interno. Mm-hmm. Qui c'è il carica arcade che dovremmo anche sistemare. Qui vabbè, tutti i pannelli e tutto il resto. Ok. E un armadio che utilizzo. Quello che hai detto che non ti piace tanto. No, no, veramente questa finestra non si può vedere. Non si può vedere, la dobbiamo rifare per forza. Ok. Quindi la rifaremo, solo che c'avevo questo colore Poi okay. Questo lucido, mamma mia, no, troppo brutto. Ok, adesso saliamo su. Saliamo. Ci sono su. Delle piccole scale. Qui abbiamo un mobiletto per mettere qualcosa e poi metterò qualcosa, vedrò io. E qui il letto, molto comodo. Qui vabbè, un power bank che ho messo momentaneamente qui, vabbè, fa niente. Un letto, comodo. Qua dietro c'è una lampada, però poi magari ve la farò vedere. Qui per l'illuminazione ancora dobbiamo studiarcela un pochettino, sì, però sì. Vabbè, già mi piace. E niente, questa è la mia camera, è anche un tappeto presa all'IKEA tempo fa, però vabbè. Ebbene ragazzi, dalla copertina è tutto, questa è la copertina, spettacolo, stiamo guardate tenendo. Qui che figata. Ringrazio chiaramente mio fratello per avermi creato tutto questo mentre c'era la quarantena, giusto, l'hai fatto in quel periodo? No, in realtà un po' prima. Un po' prima, però okay. E durante e dopo, in realtà. Ah, vabbè, quindi ci ho lavorato, hai diciamo lavorato sempre. Su questa stanza, veramente grazie mille. Tutto qui. Vabbè, tu hai fatto anche un bel po' di cose, mi hai aiutato tantissimo e abbiamo creato qualcosa veramente da andare fieri. I caricamente Brothers, la riscossa. La riscossa, presto altri video sul canale Racing. Sì. Questo è poco ma sicuro. Esatto, perché altri stiamo facendo novità, una cosa. Novità, tante novità. Esatto, stiamo lavorando tantissimo. Tantissimo, troppo. Troppo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per le notifiche, like, dislike anche se volete. E niente, iscrivetevi e ciao!